Era il giugno 2022 quando il maestro di Ascoli Piceno, ora 54enne, scrisse sui social: «Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa». Benvenuti su Celebrity Secret Channel. Giovanni Allevi è tornato a esibirsi a Sanremo un anno e mezzo dopo l'annuncio della malattia. Era il giugno 2022 quando il maestro di Ascoli Piceno scrisse sui social: «Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, mieloma, ma non per questo meno insidiosa». In questi 19 mesi il pianista e compositore ha raccontato sui social i progressi e le ricadute di un faticoso percorso di cura. Il mieloma multiplo, che nel caso di Allevi si era presentato sotto forma di mal di schiena lancinante, è un tumore che colpisce le plasmacellule, cellule del midollo osseo che producono gli anticorpi necessari a combattere le infezioni. Tra le possibili conseguenze ci sono una riduzione della produzione di globuli rossi, bianchi e piastrine e la fragilità delle ossa. Allevi a Sanremo ha spiegato di avere due vertebre rotte. Sulle sue prospettive, lui stesso aveva spiegato in un'intervista del febbraio 2023: «Il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo e in particolare nelle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti, forse per sempre». Allora mi chiedo cosa significhi combattere. Significa resistere al dolore fisico. Gli antichi greci dicevano: «Io posseggo il dolore, ma non ne sono posseduto». All'improvviso mi è crollato tutto, le prime parole del maestro. Non suono più il piano davanti a un pubblico da 2 anni. L'ultimo concerto a Vienna avevo un dolore così forte alla schiena che non sono riuscito sull'applauso finale ad alzarmi dallo sgabello. Non sapevo di essere malato, poi è arrivata la diagnosi pesantissima. Ho guardato il soffitto della stanza con la sensazione di avere la febbre a 39. Ho perso il lavoro, i capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Lo sguardo emozionato del maestro tra una frase e l'altra del monologo e l'abbraccio costante del pubblico. Ecco a voi, il maestro Allevi. Una persona forte che ha attraversato momenti difficili, ma che si è rialzato e continua a sognare e farci sognare. Scrivi un dolce commento e condividi questo messaggio di speranza con tutti i vostri contatti. A presto con nuovissimi video!